Torino, Firenze, Ancona guidano la carica delle 111 amministrazioni locali, di cui 18 capoluoghi, che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento di Comune Plastic Free, terza edizione promossa dall'omonima organizzazione di volontariato impegnata nel 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. La presentazione è avvenuta ieri a Montecitorio alla presenza del vicepresidente della Camera. 8 i comuni pugliesi, ahimè, nessun comune lucano. Ne parliamo con la vicereferente per la Regione Puglia di Plastic Free, Silvana Ferrante, che saluto e ringrazio. Buongiorno Silvana. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Allora, raccontaci che cosa è emerso da questa terza edizione, se c'è stato un miglioramento rispetto allo scorso anno, e poi entriamo nel vivo dei dati regionali con la sorpresa della Basilicata. Perfetto, allora assolutamente sì, rispetto allo scorso anno e alle prime due edizioni abbiamo avuto un grandissimo miglioramento, tant'è che siamo partiti a livello nazionale con 49 circa comuni idonei, quindi a ricevere questo riconoscimento ed oggi siamo a 111 comuni, quindi questo ci riempie di gioia, per noi è davvero un risultato enorme. Come Ogni viene anno aumentano superata sempre questa di più. valutazione, Silvana? Allora, questa valutazione viene superata tramite una scheda di valutazione che viene fatta dal referente territoriale con il referente del comune e in base ad alcuni punti che devono essere, che devono dare l'idoneità. Poi questi punti vengono valutati da una commissione interna di Plastic Free e se il comune è idoneo perché ha attuato nel corso dell'ultimo anno di solito delle azioni virtuose sul territorio, sia unitamente all'associazione, ma anche di sua iniziativa, contrastando l'utilizzo della plastica, si riesce ad ottenere questo riconoscimento. Per esempio anche la lotta agli abbandoni illeciti, la Allora, sensibilizzazione sul assolutamente. territorio anche, Esatto. Anche la gestione dei rifiuti è molto importante, quindi tutte queste azioni combinate permettono al comune di diventare comune plastic free per l'anno successivo e di migliorare sempre di più. Poi, più che un riconoscimento, questo è una prova per il comune, è un impegno per diciamo, fare qualcosa di concreto nei confronti dell'ambiente. veniamo in Puglia. Sì. In Puglia abbiamo 8 comuni quest'anno rispetto ai 3 dello scorso anno, e quindi anche questo è un risultato grandissimo per noi. I comuni sono Cassano delle Murge, Gioia del Colle in provincia di Bari, Castellaneta, Mottola e Manduria. Manduria in provincia di Taranto, Celje Messapica per Brindisi. Spongano e Castro, che è al suo terzo anno consecutivo di riconoscimento per Lecce. Ecco, quando cercavo Silvana l'elenco delle varie regioni non ho trovato la Basilicata. Sì, purtroppo abbiamo, diciamo, qualche problema in Basilicata che stiamo cercando di risolvere. Diciamo che in Puglia quest'anno, cioè negli ultimi anni c'è stata una crescita come referenti, no? Siamo diventati molti di più, siamo molto più attivi e questo ci permette di fare rete e di comunicare in maniera più, diciamo, forte con le amministrazioni per raggiungere i nostri obiettivi. In Basilicata sono ancora un po' meno i referenti, quindi non so dirvi nemmeno io perché non riusciamo a lanciare il nostro messaggio come vorremmo, però nell'ultimo periodo ci siamo gemellati, quindi Plastic Free Puglia e Plastic Free Basilicata si sono unite virtualmente ovviamente e speriamo di riuscire ad arrivare anche lì. Abbiamo in programma un evento su Matera nei prossimi mesi, adesso vediamo quando riusciremo a portarlo, e anzi colgo l'occasione, visto che siamo qui in diretta, per lanciare anche qui un messaggio agli amici lucani, perché se vogliono unirsi a noi possono farlo in maniera del tutto volontaria, se hanno questa sensibilità nei confronti dell'ambiente, andando sul nostro sito che è www.plasticfreeonlus.it e nella sezione Unisciti a noi possono contattarci.